Siamo a Venezia al premio Canaletto con due cari amici, il professor Villa e il maestro Gattinara, esperto di fotografia, e siamo a vedere le opere dei partecipanti, dei vincitori che tra un po' inizia la manifestazione, e quindi da Ronny Brogi. Beh, bellissima questo pezzo dove devo dire che ci sono queste luci che pigliano il drappo del vestito della modella. Roberto, la sensualità? Beh, intanto viene fuori giusto appunto, come hai detto tu, la sensualità di questo vestito, non vestito, un po' così, sottana tirata su, e soprattutto la carnalità del soggetto ben rappresentata dal tratto pittorico del soggetto. Tra il profano andiamo al sacro. Silvia Polizzi, San Francesco, il cantico dell'Eccatore, meraviglioso, famoso in tutto il mondo, Assisi. Sembra di tornare un po' indietro nel tempo, eh? In questa Mistico. visione. Sì, qui abbiamo una visione che direi fa il verso moderno alla pittura bizantinica che emerge nell'ambito dell'aureola e gli elementi di contorno che sono invece qua resi pittoricamente in maniera direi molto sensibile e E qui nasce la domanda, perché abbiamo quattro Gattinara, interessante. quindi che meraviglia, uno scatto, un'opera d'arte. Dici qualcosa di queste due quattro bellissime opere. Beh, allora, queste qui hanno una storia, sono due ritratti, uno è Stanislao e l'altro è Ludovica. Siccome non mi hanno mai fatto chiamare nessuno Stanislao, come era il mio vecchio zio, ho dovuto fare due Per opere dargli il per dargli nome. il nome. E queste qua invece andando un po' avanti, la Magnolia. Mentre qui la Magnolia con queste mani dipinte da uno dei più Che bravi sensualità, body painting, no? Eleganza. no? Ed è cercando di avere queste mani come raccoglitori di questo fiore stupendo della Magnolia. Bene. Clio, molto bello anche. Clio invece fa parte di una serie di immagini che nasce sul gioco del tessuto e del corpo dipinto. Poi devo dire che quello che è l'elemento portante dell'abilità del maestro Luigi Gattinara sono le luci. Sì. E qui c'è molto della pittura classica che emerge proprio nelle capacità. Noi abbiamo il viso scuro per una parte, non è importante vedere tutto il viso, è importante vedere la tridimensionalità che emerge proprio dalla capacità di dosaggio delle luci dove invece è fattibile. Vivissimi complimenti, Grazie, meraviglioso. grazie. Andiamo avanti e siamo a Luca Camelli. I riflessi della frenesia quotidiana. È proprio una fotografia di quelle lavorate. Beh, bella, no? Bella questo accostamento tra il sopra e il sotto. Sì, certamente quella parte sotto che è il sopra rovesciato con le tecniche di tipo informatico, quindi pittoriche dei vari programmi, con l'apparente mobilità data sotto come se fosse acqua. In realtà è un imbroglio tecnologico. E abbiamo Angelina Marchese, l'arte nel suo destino, infatti è nata a Diemate, in Calabria. E ha questa visione con questi colori abbastanza accesi della laguna veneta, questo fondersi di questo rosso e di questo azzurro, no? Che si mischiano insieme e ricordano vagamente. Roberto, te cosa ricorda? Ma direi che è importante l'utilizzo non naturalistico di un lavoro mimetico naturalistico, perché il pittore si pone davanti a una realtà, ma la trasforma con colori accesi che non sono reali. Un maestro straordinario russo, Fedor Kuzmich Susko, ormai non è più tra noi, ma è straordinario perché faceva arte monumentale, cioè piazze, sculture enormi, grandi, e qui per una rappresentazione particolare con un Cristo.
un po'. E qui ha travalicato quello che era il realismo socialista sovietico di quei tempi, portandolo invece a una dimensione quasi impressionistica, più attuale e certamente non politicamente allineata. Devo dire opera magnifica. Sì, opera magnifica, sono perfettamente d'accordo, si rifà alla pittura del regime, tra l'altro la pittura che io adoro, che sono delle cose che sono veramente splendide, e riesce a mantenere sia quel gusto, no, e quel trasporto sia di luci, no, in un'immagine molto più soft, molto più morbida. Opera del 91, Nascita di Gesù Bambino. E continuiamo pure di qui. E arriviamo a Paola De Gregorio con delle strutture meravigliose, fatte di legno, romana, con una gran bella mano. E beh, qui la scultura appare nella sua fondamentale funzione, quella di prendere del materiale e dargli, tra virgolette, corpo, cosa che fa in questa immagine femminile e cosa che fa in questo ritratto, tra virgolette, in questa scultura, di un volto che ricava da un materiale anonimo, spostandolo ad un tipo di rappresentazione interessante, moderna, tra virgolette. Beh, molto interessante questo viso di donna, che sembra quasi, quasi che esce da questo lungo, ricordo che è doppio, di qua legno, e di là. Gianno Bifonte, opera splendida, sì. E ha proprio questo suo tratto e questo suo modo di lavorare il legno veramente molto molto interessante. E passiamo a Giuseppe Pasqualetto con l'opera Serenità, dove sono rappresentanti Einstein, la mia cara Margherita Hack, in un assemblaggio di fattori. Sì, direi che è un po' naif questa realizzazione, certo. Perché certamente non voleva essere un capolavoro per il futuro, ma una rappresentazione contestuale di amici del nostro amico Salvo Núñez. Beh, colgo questa grande ironia. All'interno di quest'opera, che la trovo veramente molto, molto interessante proprio per questo aspetto ironico. Arriviamo a Pietro Olivieri, che lavora con la sabbia e fa Impresa Globale. Guarda che meraviglia, incredibile. Nasce a Sorrento, ma vive a Roma. Beh, bello questo gesto di questa mano che accarezza la terra. Sabbia, tutta sabbia. Fatta con mani di sabbia. Mani quindi di sabbia. Quindi questo rapporto con la terra, no? E con il rapporto dell'uomo e la terra, usando questo materiale di sabbia, che ha questa sua matericità nella sua sottigliezza. Ha detto tutto. Bene, e andiamo a una grande fotografa internazionale, il Parigi Ascalie. Sulle fotografie, la bellezza del creato, se Dio fosse il primo artista, come faremmo a vivere in un mondo così bello? Eccola qua, si chiama Elisa Fossati. Potrebbe parlare di male, di colori quali scrivono sulle fotografie, però io ne parlo bene, perché nell'antichità, tra virgolette, negli anni 60, questa era nota come la visione poetica o pittura poetica, oppure ancora con altri termini, per cui c'era una visione che prevedeva il riconsumo e del testo e dell'immagine in una condizione nuova, e questa fotografa l'ha fatto, devo dire, brillantemente. Concordo perfettamente con quello che hai detto. Mi allineate, ottimo. E mi allineo anche se tu sai cosa io penso di. Sì. Però lei è brava. Diana Giudici, guardate che tipo di lavorazione particolare, un'opera fresca, rivisitazione di una foto di McCurry. Prego. Sì, preferisco questa che l'opera di McCurry. Un bel complimento. È decisamente più vera. Un bel complimento. È una liscia proprio la nostra. Madonnina della Laguna, si parla di Venezia e si parla di Maria Velardi. Esatto. E Bergamasca, sì. Che con tanta grazia, dolcezza, un lavoro con una mano semplice, elementare, ma suggestivo. Ma mi pare che tu abbia già detto già tutto. Hai imitato un bambino che ha fatto la Madonnina.
Sono perfettamente promosso. Andiamo avanti di qua, che è una bella donna col cappello in bianco e nero, siamo su Amelia Pertone, donna con cappello. Eccola qua. E dice Elena. Beh, non avevamo capito che aveva il cappello, però a questo punto devo dire che l'immagine è molto elegante, ben realizzata, belli i bianchi e i neri, questa tonalità dà molto risalto, soprattutto nel nero del cappello, nel nero dei guanti e il bianco e il grigio in mezzo danno adito a una splendida composizione. Promosso. Devo dire di grande equilibrio, sì. Di grande equilibrio, ci sono questi due punti di riferimento. No, di riferimento che sono i due elementi neri sopra e sotto che danno un'opera particolare assemblata con tanti microparti, lo hanno trovato in un psichiatra di Brescia, nostra vecchia conoscenza che lavora con ragione e passione. Beh, a questo punto bisognerebbe fargli la cattiveria di leggerlo come un dato patologico, psicopatologico, andando a capire perché lui usa queste modalità. Ma glielo risponiamo e diciamo che è una cosa molto gradevole e che, come da alcune grandi famose immagini della storia dell'arte, sono giuste per l'arredamento. Ottimo. Splendida cromia. Sì. Dario Kelly, Gaia e Urano. Si baciano. Un'opera suggestiva particolare e come si può vedere appunto è un acquarello acrilico e tecniche basilari vengono migliorati negli anni e mai abbandonati, così si descrive. Ma quello che appare è più che un bacio, il desiderio di un bacio mancato che non c'è, che non esiste, che chissà se ci sarà mai tra un essere extraterreno non evidente e un corpo reale che è quello dell'attesa e che attende chissà per quanto. Mi sorprende. Ha visto? Ma ho rubato le parole. Considere spesso. Daniele Veretta, Looking Forward. Qua la dice lunga la cosa, no? La dice lunga proprio. Beh sì. Devo dire, immagine di grande spessore. E drammaticità. Nella sua drammaticità, no? Che la esprime una forza veramente impressionante. Con pochi tratti, però, ma sintetica e efficace. Non a caso si chiama Beretta di cognome. Vabbè. Raffaella di Benedetto con la linea, eccola qua. Scritta dal Fellac di Messina. Diciamo che anche questo lavoro è un po' appartenente a quello della corrente, per così dire, naïf, per cui ha una rappresentazione molto semplice di un ritratto che bisognerebbe tornare alla dimensione analitica dello psichiatra, dell'altra immagine, per poter dire perché quella pittrice lavora, o questo pittore lavora così. Perfettamente d'accordo, sai cosa mi dà questa sensazione nella sua grande semplicità, ma nel suo tratto giusto e corretto, di un'enorme tristezza. Ecco, a volte per apprezzare i momenti felici bisogna anche vivere quella. Giuse Cristina Ferranti, siamo in un'opera con la Quiete del 2004, la sua serenità, i suoi colori e credo la sua Quiete. Sì, infatti quando la Quiete è al suo massimo, quando l'acqua è tranquilla, e quando è sul calare della sera, o comunque il cielo è plumbeo e tutto quanto è silenzioso. E lui la rappresenta bene, lei la rappresenta bene. Ce la rappresenta questo senso di pace e di quiete. Come se dicesse, come diceva a volte un mio amico, fatti un regalo, smettila di pensare a ciò che non ti fa star bene. Guarda questo paesaggio. Andiamo avanti. Davide Favaro, La fine della giornata. È andato a Padova, quindi Veneta, e vede ovviamente nel suo vivere, nella sua famiglia, nel suo trascorso, l'arte più bella, quella contadina. Beh, credo che appartenga molto poetica e poesia proprio italiana, dove qui abbiamo una rappresentazione iconica proprio di quello che noi abbiamo imparato a scuola, quelle cose che ci dicevano dello spazio, del ritorno degli operai sul greto
del fiume oppure sul, davanti del, della casa antica, e qui c'è tutto proprio. Sì, sì, con questo gioco, con questi elementi, con questi particolari, riusciamo a fare i colori. Sono dei colori un po' vivaci per certi aspetti, ma rappresentano quel mondo che non esiste più. E arriviamo al Ninfè dell'artista Francesca Fiore, e già questo lo dice lui, è di Potenza, tra l'altro un meraviglioso posto vicino a Matera, l'ho incontrato da poco, e fa delle cose molto belle, e questa regala positività, sorriso e soprattutto buon umore, che è importante nelle giornate della vita. Sì, qui viene rappresentato quello che è un giardino nell'acqua, che sono tipici di posti brasiliani, di posti sudamericani da noi poco conosciuti, poco frequentati, che però vengono ben rappresentati con la pazienza della filatura, degli elementi e del disegno dettagliato, tipico di un passato che non è più così nell'ambito della pittura oggi, quasi iperrealista. E passiamo alla scultura, prego, venite qui, perché è il momento di Emel Bardar. Emel Bardar in Sunrise Queen, con una nostra amica artista turca particolare. Guardate che tipo di lavorazione, come chic, come fine. Sì, questo è un lavoro, devo dire, molto pregevole, che vive di luce, anche se in questo posto è poco illuminato, ma certamente la luce è il suo elemento cardine, perché in funzione della luce cambia completamente la sua dimensione, ed è una realizzazione molto interessante per questo motivo. Realizzazione, sì, sono perfettamente d'accordo, è una realizzazione interessantissima nella sua leggerezza e nella sua delicatezza, no? Con l'utilizzo di questi leggeri movimenti di colore, no? E si legge perfettamente tutta la struttura del corpo. Adesso ci giriamo un po', salutiamo due cari amici, uno è Vittorio e l'altro il grande Francesco Alberoni. Eccolo qua, Scuola d'Arte, il 30 giugno, nel cuore del Palazzo più bello, proprio in Piazza Mercato, ci sarà una grande mostra col premio Marguerite Hack. Il giorno dopo, con tanti amici, personaggi e dei premiati straordinari. Eccolo qui. Auguri. Sì. Ma no, soprattutto Giulia Paranta Provenzano, questa fotografa romantica e suggestiva, che è la memoria del giorno, così espone la sua fantasia. Sì, direi che lei, questa fotografa, ha la peculiarità di usare il mezzo fotografico non naturalisticamente, quindi riesce a ricavare degli elementi forzandone i risultati, ma ottenendo sempre l'efficacia di un discorso finale. Di grande forza di questa visione al calare del sole, dove il sole non c'è, ma si riflette nell'acqua. Bene, e continuiamo nell'altra parte della galleria con la lista degli artisti, se possiamo prendere un attimo per favore. Ci sono tutti gli artisti premiati qui, e da qui passiamo a un meraviglioso Verdi di Oliviero Passera. Esatto, sì, proprio lui, che è nato a Bergamo e fa l'Istituto d'Arte. Beh, parlare di Verdi, vedendolo, mette evidentemente nell'imbarazzo. Io apprezzo molto tutte le sue opere, posso dire che se le perdono gliele ricostruisco a memoria, quindi lui ha ricostruito l'immagine e devo dire molto bene. Sì, c'è questa, trasmette questa forza di Verdi, no? Poi con questa sua grande classe, ironia e distacco. E distacco, perché lui era ironico e distaccato. E siamo adesso a un artista che lavora con altri fini, infatti, come vedete, fa delle ballerine, si chiama Matteo Fino, esatto. Matteo Fino, che lavora con questa leggerezza del ballo, della danza classica, della ballerina. Sì, devo dire che la scelta che lui ha fatto, da una parte, è ben conciliata dall'uso dello strumento. Qui è un uso semplice, dove abbiamo il disegno, il cui colore è messo all'interno di un contorno ben delineato.
e che è tipico di una modalità rappresentativa, ma il balletto lo consente molto facilmente, soprattutto considerando che lui l'ha isolato completamente da un contesto completamente neutro. Mentre, se posso intervenire sull'altra opera, abbiamo proprio invece il contrario. Esattamente il contrario, abbiamo molto più movimento. Sì. Questa è una congelata e l'altra un... Abbiamo Gabriella Legno che dice che è proprio l'incontrato del suo nome, perché di una dolcezza particolare col concerto in sol maggiore, attraverso questa emozione della musica e questo trasporto delle note va avanti e crea questa sinergia di colori come se fosse un fortissimo arcobaleno. Potremmo dire una sinfonia di colori, se ci è consentito il termine, però devo dire che con questi disegni elicoidali all'interno, questa sorta di eliche che possono girare, visto che lei fa dei cerchi, può essere che abbia immaginato qualcosa di molto velocemente, magari ascoltava un brano di questo genere, Accelerazione di Strauss, ed ecco che l'ha rappresentato bene. Rappresentato benissimo, è come se la musica uscisse fuori da questa, questa sinfonia. Questo turbine, bello. Milo rappresenta Venezia attraverso il suo simbolo, il Ponte degli Alto, del campanile di San Marco, bresciano, e mette questi elementi, questi inserti, per far vedere i vari oggetti che poi contraddistinguono un luogo. Che dire, è una composizione fotografica di molti elementi che tendono a spostare l'apparato fotografico in sé nel suo uso finale, quello che si chiama post-produzione, dando però un significato pittorico con inserimenti che appaiono anche strettamente pittorici e non solamente fotografici, sia nell'uno che nell'altro quadro. Sì, qui l'immagine fotografica diventa quasi un supporto sul quale poi lui lavora con degli elementi per simboleggiare un suo pensiero. Tipo, queste potrebbero essere delle impronte di scarpe che calpestano Venezia. Credo che potremmo fare... Sì, è lunga. E siamo qui a questa struttura particolare di Patrizia Almonti, che mette insieme diverse figure dell'arte, l'intera come l'arte, per l'appunto un'artista suggestiva particolare, come potete vedere si parte dalla mare di Ventisca a Frida Kahlo, eccetera. Beh, grande opera, tu sai che io amo molto questo pezzo, dove c'è questa scomposizione di questi di queste tre opere che lei riproduce, e la cosa molto interessante è come con questi piani sfalsati fa uscire alcuni elementi portanti delle opere stesse. Rappresentando le figure più forti dell'arte, delle carte di loro, questo trinomio di personalità molto forte. Credo che abbia già detto tutto qui Don Luigi Gardinale. E siamo a Salvatore Natale, un artista casertano che in questo amore psico, in questo abbraccio virtuale, un omaggio alla grande Canova, allo scultore di tutti i tempi, a questo scultore infinito che è rappresentato a Possani in questo museo, Casa Museo Fantastico. Beh, opera splendida, dove c'è il senso plastico e il movimento e queste raffigurazioni di questo angelo demone che in questo abbraccio si porta via l'amata, no? Lo potremmo rivedere in un contesto di raffigurazione quasi dantesche. Hola. 20 anni fa erano usciti molti film che trattavano il concetto della vita negli abissi, e molti film di fantascienza, che avevano degli oggetti e dei soggetti che apparivano appunto con queste forme, che vengono probabilmente inconsciamente riutilizzate in questa pittura con molta efficacia. E siamo un artista particolare, un nome, un marchio, se vuoi dire, Italia Boglia. Nata a Napoli,
e con la mamma brasiliana, e l'opera si chiama Bailare, un trittico, e come potete vedere è forte, è l'articolazione praticamente di un ballo, di un'arte sensuale, di un'arte forte, e quindi anche me. Opera splendida, un trittico bellissimo, c'è cioè proprio questo, anche qui questo senso di movimento, cioè un inizio, una parte centrale e una fine, dove lei finisce questo suo ballo con questa rosa in bocca, che è veramente molto bella e molto classica. Il trittico è proprio delle religioni, e nel caso specifico è, così come in Dario Fo, un mistero buffo, perché abbiamo il mistero e la triplicità. Il trittico riguarda la Trinità, ad esempio, per quello che è la religione cattolica, e il mistero, che è ancora un elemento proprio delle religioni. E qui abbiamo queste immagini misteriose di una posizione non consuetudinale del corpo umano, che vengono ben rappresentate in bianco e nero, non con effetti di colore, ma bensì con l'uso di due tonalità che passano dal bianco al nero attraverso i grigi, per dare forma a questa dinamicità che attiene proprio al ballo, che è la priorità della pittrice. Nel momento di Luigi Lucernini, esatto, una vecchia conoscenza, che vediamo con quest'opera molto forte, perché, come si può capire, è ancestrale. Beh, io ho dei ricordi da bambino, quando usavo l'Alpha Contour in fotografia per fare i contorni di questo genere qua, tanché mi suggerisce molto l'ipotesi che non sia un trattamento di materiali fotografici al fine di ottenere un effetto interessante di questo genere. Quindi un lavoro che ha un buon esito finale e apprezzato da tutti. È andata, perfetto. E allora tra poco, ciao a tutti, dal maestro Gattinano, del professor Villa e Salvo Nunez. Grazie, grazie.